Uscendo tu abbiamo preso due gol in fotocopia, è casuale questo a tuo avviso? Ma sicuramente è casuale, non c'entra niente la mia uscita. Io durante la settimana ho avuto un problema un po' alla schiena, durante i minuti finali ho sentito aggravarsi, non dico di essermi preoccupato, ma ho pensato che in quel momento magari un mio compagno poteva fare meglio sicuramente di me, ho pensato il bene della squadra, quindi ho pensato questo. Sicuramente i minuti finali dobbiamo lavorare, dobbiamo crescere soprattutto nella parte finale della partita, questo è. Sinceramente anche dal campo magari questa è stata la partita più complicata sotto l'aspetto tattico, sotto l'aspetto della partita in sé, però avevamo reagito bene, avevamo trovato anche due gol, avevamo fatto anche un buon secondo tempo, peccato gli ultimi frangenti, dobbiamo lavorare, dobbiamo prenderci le nostre responsabilità e sicuramente dobbiamo migliorare. Ma sinceramente non penso che essere primi a pari punti con le altre squadre crei un qualcosa di psicologico, forse molto di più il fatto che dovevamo riscattare campo basso e trovare questo pareggio così negli ultimi minuti. Sicuramente questa è stata una bella batosta, però come ho detto prima ci dobbiamo assumere le nostre responsabilità, dobbiamo lavorare, dobbiamo migliorare per cercare di migliorare questi ultimi minuti. Ho visto la mole di gioco comunque espressa sul campo, penso che il pareggio ci vada stretto e i ragazzi, come ho detto prima, lo staff che oggi è andato in panchina ha dimostrato comunque di seguire le idee del mister e siamo veramente contenti, i ragazzi hanno dimostrato di essere dentro a queste nuove idee che ha portato Seccardini e quindi oggi con 6.000 spettatori e con una squadra molto molto giovane, abbiamo chiuso con Alborino 2006, portiere 2006, una difesa molto giovane, abbiamo dimostrato di poterci giocare la salvezza in questo girone difficilissimo. Qualcuno nel calcio diceva che la partita finisce quando arbitro fischia, è così? Se ripensa all'occasione finale del contropiede sicuramente sì, però ecco, per noi esultare sembra riduttivo per un pareggio, invece è un pareggio importante che comunque ci aiuta a muovere la classifica e ci dà fiducia per arrivare all'obiettivo e ripeto che è quello della salvezza e in un girone così difficile non sarà facile. Ti aspettavi questo pareggio, comunque devo dire che ci avete creduto fino alla fine? Sì, noi abbiamo preparato la gara per quelle che erano le caratteristiche sia loro che nostre, ci credevamo fortemente, sapevamo da affrontare una squadra forte costruita per vincere, inizialmente non siamo riusciti a contrabbattere quelle che erano delle loro individualità, abbiamo sofferto su queste palle messe in mezzo, però che nel secondo tempo la squadra è uscita bene, abbiamo sempre cercato di fare il nostro calcio, anche nel primo tempo quando eravamo sotto, comunque sempre di seguire quella che è la nostra filosofia di calcio, nel secondo tempo è arrivato questo pareggio e credo che alla fine sia un punto giusto per entrambe le squadre, per quello visto in campo. Di complimenti ne stiamo ricevendo parecchi, però i punti ancora sono pochi. Sicuramente dobbiamo continuare su questa strada, che è quella giusta, però andare anche lì a lavorare dove ci sono quelle cose che non vanno e che non ci fanno raccogliere i punti pieni. Quindi da martedì testa al notaresco e andiamo ad affrontare una squadra che gioca bene a calcio e proveremo a fare il punteggio pieno in casa. La piazza voleva questa vittoria e lei sa per quale motivo, il campanilismo che c'è, cioè, e ci sarà sempre, però purtroppo è una gara un po' che neanche noi l'abbiamo un po' capita bene. Forse neanche lei dalla panchina. No, e purtroppo il secondo tempo, mentre il primo tempo abbiamo anche sofferto, siamo stati bravi comunque a fare due gol, il secondo tempo la partita era in totale gestione e abbiamo preso due gol, abbiamo avuto l'ennesimo blackout che abbiamo anche reso. Gol in fotocopia tra l'altro. In fotocopia e l'ennesimo blackout mentale, dico io, perché comunque non abbiamo percepito il pericolo di poter subire il gol e dopo un minuto neanche il tempo di aggiustarci, abbiamo preso pure il 2-2. Fino al 2-1 onestamente non c'era proprio sensazione di dover toccare qualcosa perché la partita la stavamo facendo bene. Sul 2-1 il tempo di far entrare appunto Scimmia, abbiamo preso subito gol e purtroppo è stata una doccia gelata perché in quel momento lì quando lo stavo facendo non abbiamo avuto proprio la reazione, siamo proprio crollati sul 2-1 e neanche il tempo di fare il cambio. Siamo stati noi che non dovevamo concedergli queste situazioni sia di contropiede su errori sbagliati e chiudere la partita prima. Dobbiamo essere un pochino più cinici e anche un po' più sporchi quando bisogna difendere il risultato, bisogna essere un pochino più cattivi, più squadra e non abbassare mai la guardia e purtroppo in questo siamo un pochino limitati perché comunque sono diverse volte che succede e dobbiamo crescere.